sua potete dare parola al dottor Mandoscenda. Posso mettere? Sì. Buongiorno a tutti. Io sono... Se lascio, mi associo ai ringraziamenti che il Presidente Cattani ha voluto fare all'Università Federico II e ringraziare appunto gli organizzatori di questo importante e significativo convegno che ci dà l'opportunità di ragionare sulla prima opera che il codice della comunicazione elettronica come è stato annotato appunto dal Presidente Paolo Mario Contessi e dal Procato. L'iniziativa che viene ricordata pure prima dal professor Mastroianni ha dei notevoli contributi, quelli del professor Kelly, del presidente Calabro, oltre a alcuni funzionari dell'autorità, e valorizza sicuramente il lavoro che l'Alcom ha realizzato nel corso di questi anni. Vogliamo ricordare appunto che la sua attività nasce a Napoli proprio nel 1990. L'opera intensifica appunto da questo commentario e ci richiama le parole del Presidente Kelly che hanno spinto all'entusiasmo di quella stagione che era caratterizzata appunto, secondo un'espressione che fu usata dal detto Premieri, dal derompere le autorità amministrative indipendenti e ripercorrere le fasi dell'evoluzione della documentazione dall'epoca e dell'interpretazione d'oggi, fornendo un'analisi di ampio respiro del diritto della documentazione e della prassi. Diciamo sicuramente che questa guida ci consente di entrare un po' in quel vivo di quelli che sono i temi legati alla transizione verso il nuovo codice delle comunicazioni elettroniche. Ci troviamo, come veniva ricordato prima, a valle della pubblicazione appunto lo scorso 17 dicembre della direttiva 2018-1972 che dovrà essere vigore il 20 dicembre, dovrà essere recepita entro il 2020. Sicuramente la direttiva ha avuto un iter complesso, ha trovato delle necessità di mediazione, ma la riforma si pone sicuramente l'obiettivo di creare un contesto che è favorevole allo sviluppo di infrastrutture e di servizi digitali ad alta velocità. Oltre ai tre obiettivi principali, che sono quelli già fissati dalla precedente generazione di leggi europee, cioè la promozione della concorrenza, del mercato interno e soprattutto degli interessi degli utenti finali, ha un nuovo obiettivo, cioè perseguire l'importante necessità di promuovere la connettività e l'accesso alle reti di altissima capacità, che siano reti fisse, reti e senza fili, e di mettere in relazione appunto rispetto a quelli che sono i cittadini e le imprese che utilizzeranno. Quindi il nuovo codice è sicuramente proiettato verso un futuro sempre più digitale, tenendo conto di quelle che sono le crescenti esigenze di connettività che sono necessarie nell'intero continente europeo. Ora abbiamo una riflessione da fare, che possiamo riflessione da fare riguardo a questo nuovo codice. Sicuramente segna una tappa importante di quello che è il diritto comunitario della comunicazione elettronica. Come è costruito nell'opera oggi allo studio, grazie al puntuale approfondimento sulla genesi del codice della dottoressa Lavardia, questo processo evolutivo ha avuto origine da quelle che sono le direttive europee degli anni 90, le direttive appunto di prima generazione, che hanno dato vita al processo di liberalizzazione del settore. L'autorità delle comunicazioni nasce però nel segno della convergenza e sicuramente l'avvocato Paolo Del Vecchio fa una notazione molto significativa quando dice che c'è stato un progressivo avvicinamento al settore liberalizzato delle telecomunicazioni determinato dal facciarsi della televisione digitale della destra. Destra per due settori, una solida differenza, quella delle discipline di contenuti insignificante delle comunicazioni elettroniche e al contrario l'atto saliente delle disposizioni dettate per il settore della televisione. La review del 2009 ci consegna un terzo pacchetto di direttiva, la 136 e la 140, che accentua il profilo della convergenza, promuove il consolidamento del mercato interno, introduce soprattutto il principio della neutralità tecnologica e dei servizi nella gestione dello spettro radio e aumenta le libertà di coordinamento con servizi di comunicazione elettronica. Ora, non si può riconoscere queste norme e le riunioni abbiano contribuito nel tempo, in maniera rilevante sicuramente, all'abbassamento dei prezzi, il miglioramento della qualità dei servizi e soprattutto il beneficio dei consumatori e delle imprese. Oggi nuove sfide però si profilano all'orizzonte. Il rapido sviluppo dell'economia digitale ormai è di dimensioni globali, fa sì che le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni non costituiscono più un settore a sé stante,
bensì il fondamento di tutti quelli che sono i sistemi innovativi moderni. È stato messo in rilievo anche dal presidente Corrado Calderon all'interno del volume, nel momento in cui commenta l'opera, dicendo: la internet è diventata la spina dorsale della moderna intelligenza collettiva, della nuova economia e il tessuto collettivo della società non localizzato ad oggi nell'ecosistema digitale. Ciò ha spinto quindi verso una nuova, profonda rivisitazione delle direttive. Si è completata questa direttiva con la quarta generazione del diritto comunitario delle comunicazioni elettroniche. Questa riforma ha la possibilità di adottare un po' quella che è la struttura della norma alla nuova realtà del mercato, in cui la fornitura di servizi di comunicazione non è più abbinata necessariamente alla fornitura di una rete. A questa riforma va riconosciuto oltretutto il pregio di ricondurre a unità la disciplina del settore, perché l'occasione per rifondere le quattro direttive del 2002 e semplificarne la struttura è stata colta. C'è stato un approccio di sistema che costituisce sicuramente una conferma della volontà della scelta del legislatore italiano di dare vita alle origini ad un codice unitario. Che cosa cambia? Cambia l'ottica di adeguamento, quelle che sono le innovazioni e le tecnologie sopravvenute nel corso di questi anni. Perché la nuova sistematizzazione dei servizi di comunicazione elettronica introdotta dal codice è non annota tra questi i servizi di accesso ad internet e i servizi di comunicazione interpersonale, inclusi i servizi basati sulla remunerazione, ma anche i servizi indipendenti dalla remunerazione. E questo è il primo elemento fondamentale di innovazione elettronica. Il legislatore europeo infatti estende l'ambito di applicazione anche appunto agli operatori che forniscono online servizi simili, se non sostitutivi, dei tradizionali servizi di comunicazione elettronica. E tra questi sono sicuramente compresi i servizi consistenti esclusivamente, ovvero prevalentemente, la trasmissione dei segnali. Questo vuol dire servizi per la diffusione radio-televisiva, ma anche gli elementi di trasmissione, i dati che sono utilizzati nel trasferimento appunto delle risorse collettive da macchina a macchina. In questo intervento c'è sicuramente un secondo importante elemento di innovazione, di adeguamento del diritto delle funzioni del contesto tecnologico verso quelli che sono appunto l'internet degli oggetti, i cui servizi da macchina a macchina avranno un ruolo predominante. E muove quindi in un luogo da tale ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione della regolamentazione dell'intera riforma del settore. In conseguenza di tale ampliamento, sicuramente sarebbe stato da oggi attendersi una netta estensione del potere delle autorità regolamentari, anche in sede per il fatto di competenze tra autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità competenti. Inizialmente, tra l'altro, questa era la proposta della Commissione, però questa indicazione, come è noto, non è stata accolta. Appare in larga misura di atteso anche l'indirizzo della Commissione verso una maggiore centralizzazione regolatoria, nel senso di una direzione europea in termini di regolazione dei mercati e gestione dello speculare. Tale indirizzo avrebbe potuto attuarsi tramite la previsione di un potere di veto della Commissione stessa in quelli che sono i procedimenti nazionali di analisi dei mercati, il WC Block Veto, dall'autodistruzione di un meccanismo di revisione tra pari nell'ambito delle procedure di assegnazione e di distribuzione delle frequenze. Tuttavia, nell'attuale versione, il potere di veto della Commissione risulta applicabile unicamente in riferimento all'estensione, oltre il primo punto di concentrazione e distribuzione, di misure di accesso asimmetriche alle reti di comunicazione elettronica. Dall'altro, in riferimento all'eventuale revoca degli obblighi in capo all'operatore, non significa che un potere di mercato, però in presenza di accordi di coinvestimento in reti ad altissima velocità e a quelli casi di alcune condizioni. Però resta sempre esclusa la possibilità di applicazione del lavoro pubblico e oltre ogni altra misura correttiva dei mercati delle comunicazioni. Ecco, il punto è questo. Accanto a questo elemento, che a questi elementi sono, diciamo così, quelli della concorrenza del mercato, esiste poi il tema che richiamavo prima, anche quello della tutela dell'utenza. Il passaggio evolutivo che stiamo assistendo, all'interno del quale il processo di convergenza da tecniche comunicative, strumenti informatici, multimedialità, è ormai delineato, sicuramente ha una serie di impatti su quelli che sono i diritti, su quelle che sono le modalità di funzionamento della vita e dell'organizzazione sociale. Bisogna pensare al quadro del tutela. Le norme che offrono garanzie sempre più precise e vaste di questo soggetto vanno
tracciano un processo a favore anche dello sviluppo economico. Il grado di difesa del consumatore diviene sicuramente un buon indicatore non solo del suo benessere, ma sicuramente anche dell'intero paese. Non basta garantire la concorrenza, è necessario anche garantire il consumatore. Ecco dunque, in materia di utenti finali viene confermato nella versione definitiva della direttiva l'approccio cosiddetto di armonizzazione massima promosso dalla Commissione, con l'obiettivo appunto che è quello di ridurre le divergenze delle norme europee, la frammentazione normativa tra gli Stati membri, cui si deve emergere di barriere all'ingresso nel mercato interno. E peraltro in questo ambito la nuova direttiva attua e direi confina l'estensione degli obblighi del codice al mondo dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica online, cioè l'operatore number dipende. Questa estensione però attuata in maniera graduale forse anche frammentaria, perché questi operatori, cioè i fornitori online dei servizi di comunicazione elettronica, sono assoggettati alle norme, sì, di tutela settoriale degli utenti, solo però quando il loro modello di business lo ponga sullo stesso livello di quelli che sono i soggetti regolamentari tradizionali. Gli obblighi sono articolati in base a caratteristiche specifiche di quelli che sono servizi, alla loro sostanziale assimilabilità a quelli che sono appunto tradizionali servizi di comunicazione elettronica. Si tratta di un'assimilazione subordinata, in qualche misura un'assimilazione condizionale, ed è subordinata a un'analisi di sostituibilità tra i servizi e quindi richiede una valutazione caso per caso di quelli che saranno poi le attività che dovranno essere prese in esame. È un primo passo verso una consapevolezza circa un ruolo dei nuovi attori del mercato, però non è, a mio avviso, sufficiente. Il legislatore poteva essere più coraggioso. Nel complesso non si può non segnalare come la sua formulazione definitiva il nuovo codice lascia ampia discrezionalità agli Stati membri nella allocazione delle competenze territoriali. Una circostanza da valutare con attenzione, perché altrimenti ci ritroviamo in quella fase e quella dei rischi di frammentazione delle prerogative delle autorità nazionali indipendenti, potenzialmente dannosi appunto al consolidamento nel mercato interno. Ci si chiede poi se le misure introdotte dal nuovo codice siano sufficienti a promuovere la coerenza della pratica normativa dell'Unione, ad esempio in materia di gestione e politica dello spettro radio o disciplina dell'accesso all'indosso delle reti. In secondo luogo si domanda se non sussiste in fase di parte delle competenze tra le ANR e le altre autorità competenti il rischio di una diminuzione delle autorità nazionali di regolazione, di agito nel caso di specie, se non rischi di essere reso il fondamentale requisito di indipendenza che gli costituisce il tratto distintivo, nonché la ragione stessa della loro istituzione, lo dice il Presidente Contessa quando esprime il concetto dicendo l'estrema delicatezza delle materie in parole, determinata sia dall'elevato tecnicismo che le contraddistingue, sia dall'immanente rischio di cattura del regolatore. È indotto il legislatore ad affidare la professione di vari settori o organismi dotati di elevata competenza tecnica al contempo muniti dei crisi dell'indipendenza e della fondamentale. E poi, un ulteriore interrogativo, ci si interroga sull'adeguatezza di quella che è la nuova disciplina regolamentare a quello che è il vigente contesto di mercato, soprattutto appunto nell'ottica di garantire un'equa competizione tra i soggetti tradizionali e quelli che sono i nuovi soggetti, cioè gli prototipi, affinché si possa promuovere come obiettivo finale un coordinato approccio a quella che è la disciplina dei servizi. Se da un lato, appunto, come dicevo prima, i poteri delle autorità nazionali di regolazione e delle altre autorità competenti sono estesi fino a ricomprendere i fornitori e i servizi di rete di comunicazione elettronica e l'ampia accezione introdotta dal nuovo codice, dall'altro però i fornitori online di servizi di comunicazione elettronica non risultano assoggettati al regime dell'autorizzazione generale, spingendo in questo modo a quello che sono gli obblighi conseguenti del nuovo codice. Se consideriamo poi che alla base di questo intervento normativo vi è l'esigenza di incentivare lo sviluppo, di adottare reti di prossima generazione, precondizione, dice il Consiglio europeo, per la competitività futura della UE, i dubbi sull'efficacia dell'intervento normativo si fanno più profondi. La Commissione europea, sì, le misure proposte per la diffusione della rete 5G in tutta Europa, attuata nel 2020-2025, presume che i guadagni per l'Unione Europea potrebbero arrivare addirittura a 146 miliardi di euro all'anno e potrebbero creare 2,4 milioni posti di lavoro in più. Ecco, sulla base di queste considerazioni, di questi minimi dubbi che ho posto, faccio un'ultima riflessione. Il volume consente di rilevare punti di contatto, punti di divergenza
del nuovo quadro regolamentare, e credo che tutti questi elementi siano utili per dare un giudizio finale sull'impianto oggi, un impianto che oggi si è venuto a delineare. E credo che questa sia una grande opportunità e mi auguro che questo dibattito di oggi possa aiutarci a non soltanto a diciamo così, a chiarirci alcuni dubbi, ma anche a riprendere la consapevolezza dell'importanza del ruolo dell'autorità delle garanzie di comunicazione.